Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al seguito della guida al gioco competitivo di Super Smash Bros. Brawl. Come al solito io sono Cirno, questa è la terza parte, per cui se non avete visto quelle precedenti vi invito ad andare a vedere. In questa parte spiego come, tra virgolette, uscire dalle combo, come scappare ai colpi consecutivi del nostro avversario. Andiamo un po' a vedere come funziona. Allora. Ok, mi si vede? Sì, perfetto. Voi avrete notato che ci sono alcuni attacchi dei vari personaggi che infliggono molti colpi di seguito. Un esempio potrebbe essere questo. Prima gli ho fatto 33, tipo. Ok. E sono vari esempi, insomma, cioè, per esempio c'è anche la smashing giù di Pikachu che dopo farò vedere. Comunque, in generale, fanno veramente tantissimi colpi. Ora, da questa cosa però è possibile uscire, è possibile scappare. Adesso vi faccio vedere. Dunque, devo mettere CPU manuale, vediamo se riesco a controllarlo. Sì, perfetto. Ora, facciamo a velocità rallentata, così ho il tempo di prenderlo tranquillamente. Come vedete, Falco si è mosso tantissimo a destra. Ora, a velocità reale viene un po' diverso, non si muove così tanto. Però, comunque. Vabbè, adesso sto un po' sbagliando. Ok, come avete visto, è riuscito ad allontanarsi dall'attacco invece di... quant'è che fa normalmente? Vediamo. No, questo è... Ok, invece di 33% mi sono beccato solo 8. Direi che è una bella differenza. Allora, per fare questa cosa io devo usare questo stick qua e smasharlo tante volte nella direzione in cui io voglio andare, diciamo quando vengo colpito. Questo si usa diciamo, quando viene, quando noi subiamo un colpo, però diciamo un colpo che dura tanto e che fa tanti colpi, è inutile farlo sul colpo singolo perché, cioè non è che sia inutile, però se non sappiamo bene come fare tutto quanto rischiamo di fare un gran disastro. Diciamo che per adesso impariamo le basi, per cui diciamo smasciare lo stick in una direzione ti fa muovere. Ora vi faccio vedere cosa intendo. Allora, vediamo se c'è qua la bomba rallegrata, perfetto. Tac. Mettiamo la velocità rallentata. Ok, ora io sto smashando a sinistra. Ora torno a destra. Intanto metto un'altra bomba, sennò vado. Come vedete mi sto proprio muovendo, ok? Ora mi muovo verso il basso, poi torno verso l'alto. Vedete proprio che Yoshi che si muove, insomma. Ora vado completamente a sinistra. Poi in verso e basso, per dire. Si vede proprio che... Ok, adesso sarà morto probabilmente. Sì, ok. Però comunque avete visto che proprio il personaggio si muove perfettamente. È possibile uscire anche da questa, volendo, cioè se io metto anche la città normale, non c'è bisogno che stia lì a impazzire, vediamo. Mettiamo uno Come vedete sono riuscito a uscire anche dalla bomba radioguidata, cioè è possibile uscire diciamo da tutte quelle cose che infliggono più di un colpo consecutivo. Ora vi faccio vedere un altro esempio proprio famoso famoso, cioè lo smashing giù di Pikachu. Allora, Pikachu. Ok. Scena 2 così si vede meglio. Ok, basta cavolate. Manuale. Ah, normalmente l'attacco di Pikachu infligge 15 danni. Ricordatevi che le mosse indebolite non esistono in modalità allenamento, per cui non avevo di fare suicidi eccetera. Cioè, in modalità allenamento proprio non cambia nulla. Continua a fare 15 e continua ad andare via con la stessa intensità. Allora, però lo smashing giù di Pikachu praticamente colpisce vicino a lui e nella parte bassa, per cui se io mi muovo verso l'alto, ottengo che riesco a scappare e perdere solo 4%. Addirittura alle volte si riesce a perdere molto meno. Per esempio adesso ho perso 6, però se parto già giusto, in teoria... No, adesso ho preso ancora 4. Beh, cioè comunque ci sono i modi per tipo prendere solo 2%. Purtroppo con due controller non è facile gestire il tutto. Questo cambia parecchio perché oltre a non beccarmi 15 danni, che come vedete fanno male, adesso vi faccio vedere anche la piccola differenza. Io per dire posso mettermi anche... Adesso facciamo una cosa assurda. Metto 999. Ok.
vabbè, 999 mi uccide addirittura questa cosa. Facciamo, mi metto, boh, a, non lo so, a 200, dai, 200 dovrebbe bastare. Aspettiamo. Comunque vedrete che in sostanza 200 lo smashing giù mi ucciderà. Poi uscirò dal, da questa cosa e vedrete che invece riuscirò a sopravvivere. Ok, 200, anzi simbolico, 201, chi se ne frega. Ora faccio solo lo smashing giù. Come vedete uccide. Ok. Però se Falco sa fare questa cosa che si chiama smash DI, riesce a uccidermi tranquillamente. Addirittura più alta la percentuale, più è facile uscire perché i colpi spediscono più lontano. Anche dopo un po', se non ce l'aspettiamo, magari partiamo in ritardo, per dire. Ok. Come avete visto, comunque sono riuscito a uscire lo stesso. Quindi, detto questo, è importante sapere che da alcuni attacchi multipli è possibile fuggire. Quindi, questo è l'esempio praticamente principale, ma ci sono anche altri attacchi. Anche da alcune combo è possibile uscire grazie a questa cosa, però bisogna un attimo conoscere le varie cose. Allora, vediamo di fare una piccola base teorica adesso. La cosa base, anzi usiamo quello verde che si vede meglio, mi sa. Ok, la cosa base sarebbe di muovere lo stick smashandolo verso la direzione dove vogliamo andare. Però abbinando i due stick assieme è possibile effettuare un DI molto più forte, una smash DI molto più forte, che si chiama Double Stick DI. Ora vi spiego come funziona. Diciamo che voi scegliete due direzioni, quindi per dire in alto e questo di qua. Quindi non so se si è visto, ve lo faccio come si chiama, ve lo faccio indicando. Se voi muovete lo stick principale verso l'alto, quindi verso così, e lo stick giallo verso di qua, otterrete praticamente la diagonale, cioè l'intersezione delle due. E praticamente quando noi muoviamo lo stick giallo verso la direzione che vi ho fatto vedere, è come se facessimo tre volte il movimento inclinato. Ok, se vogliamo andare verso l'alto facciamo, che ne so, lo stick normale di là e lo stick giallo di là. Adesso non riesco a startare. Comunque anche il contrario ovviamente va bene, perché la risultante va sempre verso l'alto. Per ogni colpo che diamo otteniamo tre movimenti, cioè tre, come se fossero tre volte questo verso l'alto. Perché è importante sapere questa cosa? Beh, perché in un frame si riesce a dare solo un input, ok? Si riesce a dare solo uno smash allo stick. Dando lo smash con questo metodo dei due stick, praticamente in un frame si danno tre movimenti. È un po' complicato a livello teorico, ma per farvi capire, diciamo, basta usare degli esempi. Allora, è importante però una cosa che va specificata: quando andiamo a fare la DI con tutti e due gli stick, questo va tenuto premuto nella direzione, mentre questo va smashato nel momento in cui subiamo il colpo. Quindi, vediamo se riesco a farvelo vedere proprio a livello pratico. Vediamo, non sono sicuro, ma... No zoom. Allora, assistente. No, mettiamo in mezzo. Bomba radio guidata, eccola qua. Ok. Ok, come fai ancora? Ho fatto una double stick DI e mi sono mosso molto in fretta. Se invece dovessi fare una DI normale, vabbè, adesso sono volato via dalla parte opposta. Un attimo che ho premuto troppo in anticipo. Allora, vediamo di farla esplodere. Ok. Cioè, vedete, comunque i movimenti sono più piccoli, non si vede tanto, lo so, perché purtroppo è un po' un disastro da ricavare. Intanto Pikachu muore, ma chi se ne frega. Allora, oh dai. Ok, sto premendo verso destra, va bene. Questi erano tanti colpi verso destra. Vediamo se riesco a farlo vedere con la doppia stick, in modo che in qualche modo si è visto abbastanza, cioè qua sono uscito praticamente subito.
Comunque niente, con due stick in sostanza si può fare davvero molto molto più movimento. Ricordatevi quindi, questo va tenuto premuto e questo giallo va invece smashato ogni volta che si subisce il colpo. Quindi occorre anche, diciamo, conoscere un attimo il ritmo dei colpi che i personaggi ci fanno. Per esempio, prendiamo quello di Pikachu e al rallentatore si sente abbastanza bene. Allora, ok. Tan 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 tan, cioè era una cosa del genere, no? Quindi noi teniamo premuto lo stick e poi facciamo, cioè lo stick questo, poi facciamo tan 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 nella direzione che vogliamo andare. A livello intuitivo, cioè per dire, i due stick così danno origine a una forza in verticale, i, che ne so, due stick così danno origine a una diagonale. Metterne uno in alto e uno in basso a destra, cose del genere, non combina assolutamente nulla. Ricordatevi che diciamo, devono sempre formare 90 gradi due stick perché funzioni questa cosa. Niente. Allora, vediamo un po' anche un'applicazione sulle combo, perché per adesso vi ho fatto solo vedere sugli attacchi singoli. Vi faccio vedere un'applicazione su una vera combo, cioè vera nel senso senza Smash DI. Allora, Brawl, 90 vite, ecco qua. Andiamo Mart. Non me lo metto dopo, vai. Di qua prendiamo Meta Knight, che è proprio classica. Allora, boh, mettiamo cose a caso. Questo è tipo allora, adesso vi faccio vedere proprio a livello pratico una stringa che si usa con Mart per praticamente andare a fare tanti danni all'avversario. Allora, facciamo andare un po' a meta. Ok, questa è una stringa base di Mart. Ok, è proprio una cosa abbastanza base, abbastanza semplice. Diciamo che all'inizio è il doppio attacco neutrale, quindi questo qua ripetuto due volte, e poi qualcosa che insegue in sostanza il personaggio avversario. Ora se noi adesso io dovrò fare un po' di fatica perché con due controller è un delirio, però ok, sono riuscito a fermarlo durante il colpo. Se io adesso a questo punto effetto la Smash DI, vediamo come però. Allora, ve la faccio, normalmente potrei fare solo un colpo verso il basso, però voglio farla con i due stick, quindi per andare verso il basso, quindi ottenere questa direzione, devo semplicemente fare uno in alto, in basso a destra e uno in basso a sinistra. Quindi tengo premuto lo stick normale in basso a destra o a sinistra, per dire, in basso a sinistra, e darò un colpo secco con lo stick giallo in basso a destra appena colgo la pausa. Vediamo se. Ok, proviamo, non sono sicuro, ma ok, come avete visto, Meta si è mosso praticamente subito sotto ed è assolutamente sfuggito a questa sorta di combo. Vediamo se riesco a farvelo vedere di nuovo. Ok, allora, quindi senza Smash DI e poi vari continui. Là. Con la Smash DI, sempre rimettendo in pausa, perché con due controller, ripeto, è abbastanza complicato. Ok. Facciamo così. E così, allora. Avete visto? Si è proprio mosso sotto, quindi è atterrato sotto. Addirittura è possibile anche punire Mart in questa situazione, solo che non è facilissimo. E poi dipende anche se lui sbaglia un attimo oppure no, perché se la fa perfetto, in teoria si riesce a non venire puniti. Comunque, il discorso principale è che muovendosi in questa maniera è possibile scappare dalla combo vera e propria. Quindi è importante sapere un po', avere un po' le basi. Diciamo che all'inizio vi servirà solo giocare e magari all'inizio la Smash DI la farete solo sugli attacchi, tipo appunto la Smash in giù di Pikachu, che ci mette tanto tempo a fare tutti i colpi. Per cui voi che sapete questa cosa potete fare pratica subito a cominciare a premere in su con lo stick. Bene o male, comunque io consiglio subito di imparare la DI con due stick,
Perché comunque dopo è difficile, se impari prima quella base è più difficile fare quella con due stick dopo, perché per abitudine ti viene subito da mettere la direzione verso la quale vuoi andare con questo stick qua e quindi non ottieni veramente quello che dovresti, diciamo. Bene, questa è praticamente la base sulla Smash DI. Io spero che vi sia servito come al solito, questa è diciamo la parte finale della guida. Prima di chiudere però voglio spiegarvi anche un'ultima cosa. Io prima vi ho spiegato, cioè nelle parti precedenti, vi ho spiegato la DI in generale, però non vi ho spiegato la DI sulle combo. Ora vi faccio vedere. Allora, se io... Prendiamo ancora la combo di prima. Adesso, senza fare Smash DI, tengo solo premuto verso l'alto. Ok, il risultato è questo. Ora tengo premuto verso di Mart. Ok, come vedete, Meta Knight praticamente va in vari punti diversi in base a quale direzione tengo premuta. Adesso tengo premuto addirittura, facciamo, che ne so, verso il basso, dai. Allora. Ah, mi ha già colpito troppo. Infatti, avendomi già colpito sono riuscito a fare Smash DI. Ah, devo farlo prima che mi colpisca. È un po' difficile, ripeto, con il controller. Ok, tengo premuto verso il basso. Come vedete, gli è arrivato vicino, ma comunque verso il basso. Tutte queste varie sfumature, diciamo, influiscono sulla possibilità di riuscire o meno a fare una combo, specialmente quando la percentuale aumenta. Per esempio, se io facessi una cosa del genere, cioè dopo il primo. Ok, subito questo colpo faccio una cosa del genere. Chiaramente Marte mi può inseguire in questo modo, in questo modo o qualunque altro. Se io invece vado a fare una cosa del genere, allora vediamo se ora riesco. Ok, una cosa del genere, volo molto più lontano e Marte deve correre e fare un attacco dopo, e io potrei anche riuscire a schivarlo. Quindi in base a dove mettete lo stick, cambiano diciamo le direzioni verso la quale venite spediti, ma anche sui colpi più deboli. Quindi per esempio l'ultima DI che ho fatto è allontanandomi da Marte. Ok, poi provavo verso l'alto, verso il basso, insomma, varie sfumature. In base alla vostra DI, diciamo, cambio parecchio, perché, cioè, cambio davvero parecchio. Prima di chiudere vi faccio vedere un esempio proprio, diciamo, importante su questa cosa. Allora, mettiamo Falco. E... King... Allora, adesso. Ok. Ora vedrete che c'è una cosa importante. È importante sapere fare la DI sulle combo perché altrimenti succede su un disastro. Guardiamo questa cosa. La classica chin grab si chiama di Falco. Ok, è andato avanti fino a 63, ok? Se avessi Final Destination sarei riuscito ad andare avanti anche di più. Vediamo su Final quanto viene... fino a quanto si riesce a far male, diciamo. Andiamo in scena 2. Ups, scena 2. Ok. Ok. Come vedete... Ah, sbagliato. 74, non male. Si riesce a fare anche di meglio, non sbagliando. Però questo è solo colpa di King Dedede, perché, ok, è vero che fino a 40 non ci si può fare nulla. Però dopo i 40 ci si può liberare. Adesso sto sbagliando io, però... Per dire, andiamo dall'altra parte e continuiamo. Ah... Okay. Cioè come vedete comunque riesco sempre a mettere un colpo dopo. E anche dopo i 40 la chin grab continua. Ora vediamo un caso corretto. Quindi ora faccio tutte quelle iniziali, per cui ora vediamo se è già ora oppure no. Penso di no. Ok, adesso sì. Però
Perfetto. A questo punto faccio la DI corretta. Vedete che è volato un po' più lontano? Questo praticamente costringe Falco a dover correre. Ok? Dopo i 48 addirittura mi sembra che non riesca neanche a prenderlo neanche correndo. Esatto, perché va proprio a sbattere. Mentre se io non faccio niente, per dire, resta molto più vicino. Quindi posso riuscire a prenderlo prima che effettivamente faccia qualcosa. Ora facciamo così. Ok, come avete visto non ci arrivo più. Quindi è importante conoscere, diciamo, le varie cose da fare. Allora, per esempio, per scappare da questa occorre tenere lo stick in modo che si vada via da Falco. Cioè, cose che se dovessimo farla su un colpo che ci va a colpire sarebbe praticamente un suicidio, cioè un colpo mirato ad uccidere, diciamo. Quindi è importante capire un po' tutte le sfumature, tutte le cose da saper fare. Quindi, diciamo, quando dobbiamo uscire da una combo dell'avversario o da dei colpi consecutivi, dobbiamo cercare di allontanarci da lui muovendo gli stick. Quando invece dobbiamo resistere, dobbiamo fare la famosa DI, quella normale, perpendicolare, che vi ho spiegato nella prima parte. Sono tante piccole sottigliezze alla fine, però fanno davvero la differenza, perché subire 10% da una presa e subirne 80 solo per una presa fa davvero tanta differenza. Niente, questa era più o meno la parte sulla Smash DI. So che magari è un po' confusionale, ma non è neanche semplice come cosa da spiegare, diciamo, a livello base, ecco. Comunque, il mio consiglio è imparare subito la stick con la DI con due stick, quindi sfruttando anche questo qui giallo da subito, e diciamo cercare di capire quali sono le combo base dei personaggi per sapere come muovere lo stick. Diciamo che questa va fatta, cioè diciamo va giocato tanto, alla fine giocando si accorge più o meno di tutto. Niente, questo direi che è finalmente tutto per la parte sulla Smash DI, la Double Stick DI e appunto la DI sulle combo dell'avversario, perché per scappare dalle sue combo, perché direi che è abbastanza importante. Bene, come al solito, qua non ha caricato la webcam. Come al solito, io sono Cirno e questa era la guida al gioco competitivo. Se avete domande, e penso che su questa parte un po' ce ne saranno, scrivetemi come al solito. Io dico sempre, c'è la pagina Facebook, ci sono su Skype, a Cirno De Bacca, come vedete scritto giù, ma tutto attaccato e tutto minuscolo, insomma, oppure anche con un commento o un messaggio su YouTube va benissimo. Cercherò di aiutarvi dove posso, perché comunque, come avete notato, non è facilissima come cosa, quindi non è proprio easy da spiegare, diciamo. Spero vi possa essere stato utile. Come al solito, in caso, mettete mi piace e condividete, spammate in giro da tutte le parti. Ciao ciao!